Rieccoci dopo questa breve pausa che speriamo vi abbia dato l'opportunità di tornare a sintonizzarvi con noi. Lascio immediatamente la parola alla professoressa Zecca, così che possa lei introdurre le due persone, che intervisterà. Grazie a tutti. Grazie molte Andrea. Allora, ora ci inoltriamo in fatti di attualità e abbiamo con noi ospiti la professoressa Piscozzo e la professoressa Nigris. Ora ve le presenterò un pochino meglio. Vi racconteranno la sperimentazione che è iniziata diversi anni fa. Prima in modo non istituzionalizzato e poi invece con una sua formalizzazione a Milano, ma nella scuola secondaria di primo grado. Quindi stiamo parlando di sperimentazione media all'interno di scuole pubbliche incominciate come poi racconteranno loro. Maria Montessori scrisse parecchio sugli adolescenti, fece diverse conferenze. E lasciò addirittura uno schema su come costruire un curriculum per la scuola secondaria di primo grado, e non la, ma anche se non la realizzò mai. Ma diciamo che abbiamo esperienze di quest'ordine di scuola con impronta montessoriana dagli anni 30 in Olanda, nel resto d'Europa. Io vorrei, prima di introdurre le nostre ospiti, che ringrazio moltissimo a questa intervista, citare. Questo, dice Montessori, considero questa questione, intende l'educazione degli adolescenti, quindi ragazzi dai 12 ai 15 anni, come qualcosa che va ben oltre l'educazione. Per me si tratta di una questione sociale ed umana, riprendendo anche le parole del professor Martino Negri di prima. Anche storica, in quanto è la storia stessa a dirci che le scuole e l'educazione degli adolescenti devono essere cambiate per conformarsi all'evoluzione dei giorni nostri. Ecco, questo è ancora di attualità, la necessità di una trasformazione continua della scuola in generale e in particolare ora parliamo della scuola di secondaria di primo grado. Allora, nel 2008, presso l'Istituto Comprensivo Riccardo Massa, incomincia questa esperienza Montessori in una classe media. Una classe vicina ad una scuola primaria statale ad indirizzo Montessori, per la precisione in via Quarenghi. Una classe che è iniziato negli anni 70 ad opera di una maestra montessoriana. Che insegnava lì in via Quarenghi. Questa sperimentazione, che adesso di cui la professoressa Piscozzo ci racconterà bene in profondità le origini, è iniziata anche nella scuola secondaria di primo grado da un gruppo di insegnanti fortemente motivati e soprattutto fortemente accompagnati dalla loro dirigente scolastica, che possiamo considerare pioniera di questo percorso. Dunque, il 13 dicembre del 2016, col decreto 898, la ministra Giannini, la ministra di allora, autorizza l'istituto Massa, insieme ad altri tre istituti comprensivi, due milanesi, uno di Cinisello Balsamo, a sperimentare per un triennio. Un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato al metodo Montessori. Di questa sperimentazione e della collaborazione che ha proseguito, perché una collaborazione con l'Istituto Comprensivo Riccardo Massa era già in corso su altri temi, parleremo con la professoressa Piscozzo e con la professoressa Nigris. Professoressa Piscozzo, che è dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Riccardo Massa, che è responsabile della sperimentazione ora nazionale, prima locale, appunto di scuola secondaria di primo grado. Mentre la professoressa Nigris, che è delegata dal rettore dell'Università di Milano Bicocca, dalla rettrice per la formazione degli insegnanti, che coordina il gruppo di presidenti di scienze della formazione primaria a livello nazionale, è presidente da noi in Bicocca e che è presidente della commissione ministeriale sulla valutazione nella scuola primaria.
Ora partiamo con l'intervista, quindi io chiederei a Milena Piscozzo di raccontarci le origini di questo progetto, il processo di ideazione nella scuola di secondaria di primo grado nella città metropolitana di Milano. Prego Milena. Grazie Luisa, grazie a tutti, bentrovati. Per me è un onore partecipare a questo incontro, anche per esplicitare quello che è accaduto e quello che sta accadendo in questo momento rispetto al Montessori. Rispetto appunto alla sperimentazione secondaria di primo grado, l'istituto che dirigo, l'Istituto Comprensivo Riccardo Massa, ha all'interno una scuola primaria Montessori che è stata istituita nell'anno scolastico 1969-70. Negli anni ha visto come l'interesse di, diciamo, essendo l'unica scuola statale a metodo Montessori della città di Milano, ha avuto l'interesse da parte di tantissime famiglie, quindi le iscrizioni erano, come dire, abbastanza sostenute da questo punto di vista. Nel 2008 è iniziato un po' un avvicinamento di alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado rispetto al metodo Montessori e si è avviata una prima formazione basata soprattutto sulla, diciamo, che era simile, diciamo, anzi era uguale alla formazione per i docenti di scuola primaria. Via via si è introdotto, dopo la formazione di alcuni docenti, diciamo, alcuni principi montessoriani in una classe di scuola secondaria di primo grado, e parliamo del 2012, fino ad arrivare a strutturare proprio un percorso montessoriano con sperimentazione interna. Diciamo che arriviamo intorno al 2014 che abbiamo questa strutturazione completa di un corso, via via formando altri docenti. Nel momento in cui, come dire, aumenta l'interesse da parte dei docenti e ci rendiamo conto che questo metodo nella scuola secondaria di primo grado funziona soprattutto perché, diciamolo, l'ordine di scuola che più fatica è la scuola secondaria di primo grado, dove appunto abbiamo studenti che sono preadolescenti, adolescenti, e dove spesso, nonostante l'introduzione di metodologie attive, ancora permane una, diciamo, metodologia di lezione frontale, e invece sono gli anni assolutamente di massimo entusiasmo e soprattutto di interesse da parte dei nostri studenti. Quindi ci rendiamo conto che questa metodologia, questi, diciamo, principi montessoriani applicati nella scuola secondaria di primo grado, la prima cosa che notiamo è l'interesse da parte degli studenti, quindi abbiamo suscitato motivazione. Quindi, partendo da questo presupposto, cioè dal fatto che comunque vedevamo i nostri ragazzi entusiasti intanto di venire a scuola, ma soprattutto iniziavamo a capire che si poteva intervenire nella scuola secondaria di primo grado strutturando meglio il percorso montessoriano, abbiamo deciso a questo punto di costituire una rete milanese con capofila l'Istituto Riccardo Massa, e con altre 3 scuole di Milano e provincia, quindi Arcadia e l'Area Alpi di Milano e invece Balilla Paganelli di Cinisello Balsamo, e abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con Opera Nazionale Montessori, strutturando il primo corso di formazione per docenti di scuola secondaria di primo grado. Quindi adesso abbiamo completato il quarto corso a Milano, altri corsi sono stati istituiti in altre regioni, a Roma, a Udine, nelle Marche. Come dire, si è replicato il modello formativo che è stato elaborato a Milano insieme a Opera Nazionale e anche in altre realtà territoriali d'Italia. Costituendo la rete, Riccardo Massa aveva già iniziato appunto a sperimentare anni prima e iniziano già ad arrivare i primi risultati anche degli apprendimenti degli studenti. Le altre scuole invece hanno attivato la secondaria di primo grado a seguito appunto della formazione che veniva erogata con Opera Nazionale Montessori. Visti i risultati che stavano già arrivando a Riccardo Massa, perché avevamo già le prime classi anche in uscita, no, dalla terza classe scuola secondaria di primo grado, molto positivi anche rispetto all'innalzamento degli apprendimenti da parte degli studenti che frequentavano le classi, diciamo, a sperimentazione Montessori, ho fatto richiesta nel 2016 al Ministero di sperimentazione assistita. Fino a quel momento Riccardo Massa ha avuto una sperimentazione interna, definita articolo 6 del DPR 275 del 99. Nel 2016
faccio richiesta di sperimentazione assistita articolo 11, che arriva a dicembre del 2016, concedendo a Riccardo Massa in primis e alle due scuole, Riccardo Massa e Balilla Paganelli, la sperimentazione assistita come verticalizzazione del curriculum rispetto alla scuola primaria. Da lì abbiamo iniziato a sperimentare, quindi assistiti, come dire, monitorati da parte dell'Opera Nazionale, del Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale, e poi abbiamo fatto convenzione anche con l'Università Bicocca. E diciamo che i risultati sono assolutamente importanti ed evidenti, poi diremo dopo che cosa è successo a seguito di questi risultati. C'è da dire che la sperimentazione interna, poi divenuta sperimentazione assistita, articolo 11, nasce dalla necessità di verticalizzare il curriculum della scuola primaria Montessori, perché i bambini, una volta completato il percorso della classe della scuola primaria, quindi classe quinta scuola primaria, comunque erano, tra virgolette, costretti a scegliere una, diciamo, la scuola non ha metodo. Siamo all'interno di un comprensivo, noi abbiamo un curriculum verticale, quindi io mi sono chiesta più volte che, insomma, non era coerente rispetto anche al nostro PTOF avere una scuola primaria Montessori e non avere una verticalizzazione del curriculum della scuola secondaria di primo grado. Quindi è stato questo il primo aspetto. Quindi la continuità educativo-didattica è stato il motivo per il quale abbiamo avviato la sperimentazione prima interna, articolo 6, e poi abbiamo richiesto l'articolo 11 al Ministero. L'interesse è accaduto per quanto riguarda la rete di Milano. Ha suscitato grande interesse. Abbiamo visto negli anni un aumento delle iscrizioni alle sezioni della scuola secondaria di primo grado di indirizzo Montessori. Io nel mio istituto ho due sezioni complete, ma sono costretta anche ad andare a sorteggio per l'inserimento degli studenti, perché c'è grande interesse da parte di tantissime famiglie, non soltanto delle famiglie che hanno frequentato percorsi montessoriani nella scuola primaria statale o paritaria, ma anche da parte di altri studenti. L'altro aspetto interessante che voglio sottolineare è che grazie all'inserimento della metodologia della sperimentazione Montessori c'è stato una diciamo un aumento di metodologie attive anche nelle classi non Montessori, dovuto alla contaminazione metodologica fondamentale, perché l'introduzione della sperimentazione Montessori ha comunque innescato attivismo all'interno della scuola secondaria di primo grado, e la scuola secondaria di primo grado ne ha bisogno. Quindi ha aumentato, diciamo, c'è stato questo grande aumento. In più, lo sottolineo perché poi magari lo dirò anche successivamente in maniera più precisa, questo innalzamento, questo, come dire, aumento delle metodologie attive in tutte le sezioni, su sette sezioni di Riccardo Massa, due sono a metodo Montessori, le altre cinque non sono a metodo Montessori, ma si è, come dire, andato ad aumentare, appunto, sono andato ad aumentare le metodologie attive, che comunque hanno avuto un impatto positivissimo sugli apprendimenti degli studenti, facendo aumentare, diciamo, il livello, diciamo, risultati invalsi, che nel 2014 evidenziavano delle fatiche, e quindi eravamo intorno, diciamo, alla media nazionale. In questi anni, grazie all'introduzione di metodologie attive, grazie appunto all'introduzione del metodo Montessori, abbiamo avuto l'innalzamento dei livelli di apprendimento testimoniati da INVALSI, e l'Istituto Riccardo Massa è sopra la media regionale che è sopra la media nazionale. Ma la cosa più interessante che abbiamo attenzionato, ecco perché poi siamo adesso, come dire, capofila in una rete nazionale, che le due sezioni Montessori sono sopra la media dell'istituto per quanto riguarda i livelli di apprendimento di INVALSI. Quindi vuol dire che un altro modo di fare scuola si può, che un altro modo di fare scuola impatta in maniera positiva sui livelli di apprendimento degli studenti, oltre che, ne parleremo anche dopo, sul benessere complessivo degli studenti e quindi sulla gratificazione, diciamo, non soltanto appunto dal punto di vista degli apprendimenti, ma anche della socialità. Grazie, dottoressa Piscozio. Ma a proposito di questa, dalla necessità di verticalizzare il curriculum, possiamo dire così, alla necessità e l'urgenza di costruire un progetto culturale innovativo, mi sembra molto interessante la focalizzazione sulla contaminazione metodologica all'interno della scuola secondaria. Di questo credo che potrà approfondire la professoressa Nigris, raccontandoci qual è stata l'origine della collaborazione
tra la rete di scopo delle scuole secondarie di primo grado Montessori e il nostro Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione in Bicocca. Prego, professoressa Nigris. Grazie Luisa, grazie a tutti chi ha contribuito a organizzare questo incontro, ma anche a chi ci sta ascoltando. Io mi ricollego a quello che ha detto la professoressa Zecca adesso, ma anche la dottoressa Piscozzo, la collaborazione fra la scuola, l'Istituto Massa e l'università, in particolare il nostro dipartimento, il gruppo di ricerca didattica, è iniziato in realtà nel 2015, non relativamente alla sperimentazione Montessori, ma sulla progettazione e valutazione per competenze che in quegli anni stava impegnando gli insegnanti nell'aggiornamento e nella revisione della didattica, e quindi una collaborazione che si rivolgeva a tutte le sezioni dell'istituto, che, come vi ha detto Milena, sono sette, di cui solo due a metodo Montessori. Diciamo che questa collaborazione aveva come scopo proporre una formazione nell'ottica della ricerca-formazione, cioè che andasse oltre l'approccio di tipo teorico-prescrittivo, ma accompagnasse il gruppo di docenti in una riflessione e in un sostegno alle istanze innovative che si stavano muovendo all'interno della scuola attraverso quella che Margherita Altè chiama l'analisi delle pratiche, ossia un'alternanza fra progettazione, riflessione a partire dalla ricerca teorica, azione didattica con un andamento a spirale. Da subito è emerso come cioè la fecondità di questo processo di collaborazione fra scuole, università, fra docenti e ricercatori che con ruoli diversi contribuivano appunto all'innovazione didattica, ma ha messo a tema anche quest'altro aspetto che hanno evidenziato sia Milena Piscozzo che Luisa Zecca, dell'interscambio e della comunicazione fra sezioni a metodo Montessori e sezioni non a metodo di una scuola che comunque è una scuola pubblica. La contaminazione dal nostro osservatorio di ricercatori avviene in due direzioni, sia perché la presenza di una sperimentazione a metodo con questa forte vitalità proprio rispetto, diceva prima Gabriella, la vitalità dell'intenzionalità pedagogica che il metodo Montessori mette in atto nei confronti delle classi non a metodo, ma anche viceversa, la contaminazione fra elementi che provengono da altri spunti teorici che la ricerca ci mette a disposizione, ci ha messo a disposizione negli ultimi 100 anni. Si pensi appunto al concetto di competenza. La Montessori parlava già del bambino competente, pensate a tutta la ricerca a cui possiamo fare riferimento oggi sul concetto di capability e di competenza. Così come Benedetto Scoppola, tra l'altro, mette in luce spesso nei suoi interventi il rapporto fra gli studi neurolinguistici e il metodo Montessori. Quindi questa contaminazione davvero può avvenire in due direzioni. Per questa ragione, con Milena Piscozzo abbiamo pensato che potesse essere interessante mettere a tema questo aspetto della contaminazione in due direzioni, ma anche successivamente, proprio con la proposta della rete di scopo di arrivare ad ordinamento di questa sperimentazione, la necessità di monitorare l'efficacia di questa contaminazione e di sostenere il laboratorio
di sperimentazione, come è stato chiamato in modo molto preciso, e l'intenzionalità pedagogica degli insegnanti della rete di Scopo, scuole pubbliche secondarie di primo grado a metodo Montessori, con il metodo della ricerca. È stata avviata appunto un monitoraggio che è partito da un lavoro con i dirigenti scolastici dei quattro plessi, che ringrazio tutti, spero siano presenti per il loro contributo, da cui sono emersi e sono stati soprattutto messi a fuoco gli elementi su cui l'apporto dei ricercatori con gli strumenti della ricerca alla sperimentazione, su cui poteva essere concentrato l'apporto dei ricercatori al gruppo, di insegnanti. Uno è proprio quello, più a livello macro, del tema della governance. Nel convegno che abbiamo fatto, nella prima presentazione di questa sperimentazione, Milena Piscozio, e anche nel testo che poi ne è scaturito, ha analizzato a fondo questo tema della leadership del dirigente, di una scuola che non è solo a metodo Montessori, e della necessità nella governance di non creare sperequazioni, ma di incoraggiare sia la contaminazione, ma anche la collaborazione e, passatemi il termine, una benevolenza reciproca che non crei conflitti e competizione all'interno dell'istituto. Un altro punto è quello legato al benessere, poi ce ne parlerà Milena. Da subito, entrando in una scuola Montessori, io credo anche percettivamente, ma poi con gli strumenti della ricerca abbiamo sistematizzato questo elemento percettivo, si percepisce comunque il benessere dei ragazzi, il senso di appartenenza alla scuola e la cura con cui i ragazzi si occupano della scuola e delle attività scolastiche, che non è presente diffusamente in tutte le scuole pubbliche, soprattutto secondarie di primo grado. Un altro elemento è legato a quello dei materiali. Luisa prima ci diceva che la Montessori non ha fatto in tempo ad avviare un metodo Montessori anche per la secondaria di primo grado, quindi non esistono materiali per la scuola secondaria di primo grado. E i dirigenti, ma anche poi i docenti, ci hanno chiesto di aiutarli a validare l'efficacia di questi materiali, e questo sicuramente è qualcosa che sta ancora avvenendo. Da ultimo, è emerso in modo forte sia dai dirigenti ma poi anche dai gruppi di insegnanti, perché ogni scuola è stata, il gruppo di docenti di ognuna delle quattro scuole è stata seguita da due ricercatori, è emerso come ci fosse la preoccupazione dell'aderenza al metodo Montessori. Alcuni parlavano addirittura di ortodossia. Chiaramente questo è stato compito dell'opera Montessori, verificare questo. Quello che è stato chiesto al gruppo di ricercatori però è di sostenere il processo di autovalutazione dei docenti rispetto alla loro azione didattica a 360 gradi. E in particolare, e qua completo il mio primo intervento, in particolare rispetto al rapporto fra metodo, sperimentazione Montessori nella secondaria di primo grado e indicazioni nazionali. Noi abbiamo un tema, un problema in modo più neutrale, che una scuola pubblica ha come documento di riferimento le indicazioni nazionali. Tant'è vero che in ogni caso traguardi di competenza, obiettivi, contenuti, processi di valutazione fanno riferimento per la scuola pubblica alle indicazioni nazionali e per le scuole paritarie, naturalmente anche.
Dall'altra parte, appunto, il gruppo di docenti ha mostrato da subito un interesse nello scoprire che molti degli atti, delle azioni, ma anche dei comportamenti del docente, delle scelte dei docenti avevano un riscontro multiplo, sia dal punto di vista del metodo Montessori, sia di altre ricerche condotte in seguito in modo più specifico su alcuni aspetti. Pensate tutto il tema del compito autentico, le ricerche del compito autentico, Wiggins e altri, della valutazione di quarta generazione, ma anche tutta la ricerca sul feedback. Come trovano una sintonia e un eco, quasi una risonanza con il metodo Montessori. E quindi questo è stato un po', diciamo, l'apporto che noi abbiamo dato in questo primo periodo, prima della richiesta, di passare ordinamento, ma che, proseguirà anche in seguito. Io qua mi fermerei. Sì, ti chiederei Elisabetta però di proseguire nel raccontarci i risultati. È chiaro che il supporto che abbiamo dato come ricercatori al primo triennio è esattamente quello che tu dicevi prima, cioè un supporto al processo di riflessione sulla sperimentazione a 360 gradi. In particolar modo abbiamo sostenuto la riflessività e sostenuto le ricerche dentro alla classe, perché gli insegnanti che sperimentano appunto hanno una postura da ricercatori, come ci ha insegnato con la pedagogia scientifica Maria Montessori, peraltro. E quindi abbiamo fatto questo lavoro e tu stavi già iniziando a dirci i due livelli, un livello di governance e quindi avete come il gruppo di dirigenti scolastici ha iniziato a mettere a fuoco le leve e anche i punti di criticità per governare istituzioni che sono pubbliche e che al loro interno gestiscono diversi tipi di orientamento, tra cui anche Montessori. E hai parlato invece di un livello che è quello proprio della ricerca degli insegnanti, per esempio dei materiali, adesso accennavi al tema della valutazione di quarta generazione. E sono alcuni dei risultati. Su questo magari ti chiederei appunto di approfondire se ci sono degli altri risultati che ritieni essere stati fondamentali anche diciamo per capire quali prospettive, qual è il sentiero che dobbiamo ancora percorrere. È interessante questa relazione tra l'apporto dell'università in questo caso in dialogo, ma anche in un dialogo costruttivo con tutto un altro lavoro che invece è stato fatto appunto da Opera Nazionale Montessori. Prego Elisabetta. Sì, grazie Luisa. Allora lascerei a Milena che seguirà la parte relativa alla governance, perché penso che meglio di me lei possa trattare questo tema. Invece io mi concentrerò sui risultati del lavoro con i docenti, cioè li stiamo tra l'altro analizzando grazie al PRIN in maniera approfondita perché c'è stata una prima fase. Con dei primi risultati e adesso stiamo andando a fondo da questo punto di vista. Allora, un primo elemento interessantissimo che risponde alla domanda perché è necessaria una sperimentazione Montessori nella scuola pubblica viene dal gruppo dei docenti. Spesso nella scuola pubblica, noi che lavoriamo soprattutto con le scuole pubbliche non a metodo, nella scuola secondaria di primo grado noi troviamo quello che viene definito burnout degli insegnanti o più in generale una demotivazione, uno scoraggiamento, un isolamento del singolo docente dentro nella sua classe. Quello che è apparso proprio in maniera evidente da subito come il metodo Montessori contribuisca a creare da subito il gruppo di docenti come un gruppo che fa leva
sull'atteggiamento dell'insegnante appunto innovatore e ricercatore che sostiene l'intenzionalità pedagogica, che aiuta gli insegnanti. Riprendo di nuovo perché mi è piaciuto molto quello che diceva Gabriella, la vivacità dell'intenzionalità pedagogica, che motiva ma anche sostiene l'insegnante nelle sue difficoltà, perché ecco, forse qua dobbiamo dare voce, esplicitare il fatto che non basta applicare il metodo in modo pedissequo per avere una scuola innovatrice e che funzioni. Cioè, il metodo deve prendere vita, deve diventare un metodo in carne ed ossa attraverso la professionalità del docente che è formato dall'opera Montessori, ma che, come sappiamo noi che formiamo per vocazione gli insegnanti, deve essere sostenuto poi nel momento in cui l'insegnante entra in classe. La fatica quotidiana ha bisogno di essere sostenuta. E ci è stato detto in tutti i modi che il gruppo docenti, invece che essere un gruppo che vincola, che limita il lavoro del singolo insegnante, era un gruppo che sosteneva, motivava e aiutava. Questo, secondo me, è un elemento importantissimo. È chiaro che qua entra in gioco anche la figura del dirigente di cui ci parlerà poi Milena. Quello che noi abbiamo colto però l'utilità di uno spazio terzo, come lo chiama la ricerca, in cui appunto ricercatori che non fanno parte del contesto scolastico e nemmeno della riflessione montessoriana che giustamente viene portata avanti dall'opera Montessori, questo spazio può permettere una riflessione appunto sull'azione quotidiana con quei bambini, quel gruppo, quel contesto, quella situazione. Tra l'altro, lo diceva Milena, queste sono tutte scuole di periferia, quindi dove c'era white flight, dove c'erano grossi problemi di disagio. Anche perché questo spazio terzo può aiutare anche a, diciamo, limitare o aiutare nei normali e legittimi conflitti che avvengono all'interno di un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro lo è all'interno della sperimentazione Montessori come lo è nella scuola pubblica. Quindi questo è stato davvero la prima parte. La seconda parte riguardava invece più i ragazzi. Abbiamo cercato di capire da cosa dipendesse, si diceva, il loro benessere, la loro autonomia, e cosa aiutava a mantenerla. Ecco, anche nella sperimentazione scuola secondaria di primo grado, l'autonomia è centrale nel metodo adottato e quindi tutto il lavoro per progetto dei ragazzi. Però gli insegnanti chiedevano di riflettere, di essere sostenuti nella loro comune riflessione sui tempi da adottare, sulle tematiche, sulla scelta delle tematiche, su come, se e come sostenere la scelta dei ragazzi. L'autonomia è un obiettivo, non è un prerequisito. Quindi il tema è stato come il ruolo del docente può intervenire nel sostenere questa autonomia e quindi come può guidare il gruppo di lavoro se necessario, sostenerlo con quell'opera di scaffolding di cui chiaramente parla anche Maria Montessori, ma che con i preadolescenti assume delle caratteristiche diverse. Un altro tema è quello dei materiali, perché, come si diceva in un'altra scuola in particolare, è stato approfondito, il tema, cioè è stato approfondito il monitoraggio e quindi la validazione dell'efficacia dei materiali autoprodotti
anche tenuto conto appunto degli spunti che vengono da altri elementi della ricerca. Io credo che tutta la ricerca, e qua dico un parere da ricercatrice, non generalizzato, che è generalizzabile, ma dal punto di vista della ricerca che noi conduciamo, il tema della consegna e del compito è veramente cruciale per il metodo Montessori e anche per la scuola in generale. L'ultimo punto, e qua mi fermo, è come il metodo Montessori aiuta ad avviare un diverso processo di valutazione. La Montessori sostiene la valutazione rigorosa e sistematica degli apprendimenti attraverso l'osservazione, attraverso l'idea che ogni ragazzo vale per sé, cioè che non c'è niente di standardizzabile e ogni ragazzo deve essere visto nella sua globalità da tutti a 360 gradi. E devo dire che io devo molto al metodo Montessori anche per il lavoro che abbiamo fatto proprio nella commissione per le nuove linee guida sulla valutazione descrittiva. Grazie, spero di essere stata utile. Grazie molte, grazie Elisabetta, ci hai dato moltissimi spunti su cui continuare con l'ultimo intervento di Milena Piscozzo. Spunti che richiamano alla necessità di spazi terzi, non solo della formazione iniziale, ma di una formazione continua che più che una formazione in senso tradizionale sia una formazione appunto, una ricerca condotta insieme e su alcuni aspetti essenziali della didattica della scuola secondaria di primo grado che naturalmente ha molta necessità di modificarsi nel momento in cui intraprende questo percorso. Intraprendere questo percorso, quindi nella scuola pubblica, apre due questioni che io rivolgo alla professoressa Piscozzo. La prima, che è quella della formazione. Io vorrei chiederle qualcosa in più su come e chi si occupa, gestisce, certifica la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado Montessori, diciamo, in senso montessoriano. La seconda dell'apertura di sezioni nella scuola pubblica, nel senso che noi, Milena ce lo insegna, viviamo in un sistema scolastico che ha molti binari che scorrono parallelamente. Alcuni sono più centralizzati, diciamo così, altri sono invece più decentralizzati, locali, no? E quindi abbiamo una autonomia che tutti noi sappiamo non essere completamente compiuta, che però ci offre gli strumenti, l'articolo 3 diceva per esempio Milena, quindi i dirigenti scolastici con le loro equipe di lavoro e nelle reti possono ovviamente intraprendere eventuali sperimentazioni, questo esiste da molti anni. Quindi io chiederei a Milena qualcosa sulla formazione degli insegnanti, qualcosa su quali sono delle strategie, che cosa si potrebbe suggerire, eventualmente ce lo chiedono anche nelle chat le persone che stanno partecipando, per eventualmente intraprendere un percorso di questo tipo. E quindi quali sono, dal tuo punto di vista, le principali prospettive future? Grazie Milena. Sì, allora sì, la domanda è abbastanza, come dire, articolata su più aspetti. Evidenzio questo, diciamo, dove siamo arrivati adesso. Allora, a seguito della sperimentazione locale effettuata a Milano, quindi dalla rete milanese, lo scopo di una sperimentazione strutturale articolo 11 qual è? Quella di portare poi a ordinamento la media Montessori. Cioè in questo momento noi abbiamo a ordinamento la primaria normale, la primaria Montessori e la primaria Pizzigoni. Per la secondaria di primo grado esiste a ordinamento la secondaria normale e la secondaria indirizzo musicale. Non esiste naturalmente a ordinamento la secondaria Montessori. Come dicevo prima, la necessità di verticalizzare, essendo all'interno di un comprensivo e quindi avendo un unico curriculum di istituto, è chiaro che, come dire, lo scopo di una sperimentazione è quella di,
come dire, validare un percorso, sia di formazione, ma soprattutto un progetto, per poi, come dire, avere, riuscire negli anni a ottenere l'ordinamento. Nel momento in cui c'è l'ordinamento, è chiaro che qualsiasi scuola può richiedere, come dire, l'attivazione di sezioni Montessori. In questo momento l'ordinamento non c'è, perché c'è una sperimentazione in atto. A seguito della sperimentazione di Milano, e quindi sperimentazione locale, il 15 di aprile ho inviato al Ministero, quindi 2021, la richiesta di sperimentazione articolo 11 per una rete nazionale. Sono in articolo 11 24 scuole a livello nazionale, di cui diciamo 22 statali e 2 paritarie. Quindi siamo in attesa naturalmente della, diciamo, della risposta da questo punto di vista, perché lo scopo qual è? Quello di, come dire, sperimentare in territori diversi. Diciamo il metodo della scuola secondaria di primo grado è, come dire, sistematizzare quella che è la secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori. Quindi questo è, diciamo, la situazione attuale e il futuro. Cioè, una volta partita la sperimentazione nazionale con capofila Riccardo Massa, come dire, si valuta, come dire, saremo monitorati dal Ministero degli Uffici Scolastici Regionali, da Opera Nazionale, e naturalmente si faranno, come dire, delle convenzioni con l'università, come è accaduto appunto con Bicocca, proprio per validare, diciamo, questo progetto. La speranza è che a conclusione di un triennio, perché una sperimentazione strutturale dura un triennio, ci sia il riconoscimento ministeriale, quindi il passaggio all'ordinamento. Quando c'è il passaggio all'ordinamento, in qualsiasi parte d'Italia si può fare richiesta di attivare la secondaria di primo grado Montessori. Chiaro che la secondaria di primo grado Montessori nasce per verticalizzare, quindi in teoria, diciamo, chi ha all'interno una primaria può richiedere, perché altrimenti, come dire, non c'è una verticalizzazione appunto del curriculum. Questo per dire dove siamo adesso e qual è la speranza, qual è il futuro, qual è, no, quello che vorremmo che accadesse, diciamo, da qui a pochi anni, speriamo. Per fare questo, naturalmente, come è stato fatto anche per la rete di Milano, è necessario, mi ricollego alla domanda che è stata fatta, una formazione adeguata. Noi sappiamo che per insegnare in una scuola primaria a Montessori è necessario che ci sia un titolo di differenziazione didattica, che nella scuola secondaria di primo grado non c'è al momento. Al momento, non essendoci ordinamento, non c'è l'ordinamento media Montessori, c'è, quindi non c'è un corso di differenziazione didattica, c'è un corso di formazione, perché ancora appunto non c'è riconoscimento ministeriale, un corso di formazione tenuto da Opera Nazionale Montessori. I formatori sono individuati da Opera Nazionale Montessori. L'Istituto Riccardo Massa ha gestito, io sono stato direttore di corso di 4 corsi negli anni, dal 2015 fino al 2021, abbiamo fatto 4 corsi per soddisfare le necessità formative dei docenti della rete, ma non solo, perché abbiamo avuto un interesse da parte di tutta Italia in questi anni, e a settembre partirà appunto il nuovo corso di formazione proprio per formare i docenti della rete nazionale. Quindi la gestione del corso e i formatori sono individuati da Opera Nazionale Montessori. Per concludere, soprattutto rispetto al perché la richiesta anche di una rete nazionale e dell'allargamento, ripeto, per validare un progetto, quindi toccando diversi territori, evidenzio che quasi tutte le scuole, come è successo per Milano, sono ubicate in quartieri molto difficili. E questo è molto interessante dal punto di vista dell'importanza appunto del progetto per quanto riguarda l'inclusione scolastica. Inclusione e innalzamento dei livelli di apprendimento, ribadisco, è un aspetto importante, perché vuol dire che un altro modo di fare scuola, come dicevo prima, veramente impatta sia sull'aspetto del benessere, ma anche motivando gli studenti su quelli che sono gli apprendimenti. Evidenzio anche che per quanto riguarda la città di Milano, l'introduzione del metodo Montessori nella secondaria di primo grado in istituti periferici della città ha costituito una politica di desegregazione. Una ricerca del Politecnico del 2016 evidenziava come le scuole delle periferie erano toccate dal fenomeno del white flight, quindi, come dire, le famiglie medie iscrivevano i propri figli nelle scuole più centrali, diciamo così. L'introduzione del metodo e di questo, come dire, fenomeno è stato anche, come dire, coinvolto Riccardo Massa e le altre scuole della rete. L'introduzione del metodo Montessori
permesso non soltanto di avere l'utenza del territorio, ma addirittura di attrarre naturalmente da altri territori, permettendo quindi una desegregazione del territorio e la possibilità di avere classi veramente eterogenee all'interno, quindi con diverse situazioni sociali, culturali e familiari. Questo è un aspetto interessante perché anche la rete nazionale vede coinvolte scuole che sono ubicate in situazioni, come dire, in quartieri in realtà molto difficili e che permetteranno, secondo noi, appunto con l'introduzione del metodo Montessori, non soltanto la verticalizzazione dalla primaria alla secondaria al primo grado, ma sicuramente l'innalzamento dei livelli di apprendimento e anche, politiche di desegregazione dei territori, fondamentali perché, come sappiamo, uno dei problemi attuali è proprio il problema delle periferie, delle grandi metropoli, ma periferie in generale. Grazie molte anche a Milena Piscozzo, grazie per averci ricordato come questo orientamento inclusivo che è diventato patrimonio per tutta la nostra scuola, però richiede molta costanza e molta capacità trasformativa e molta buona gestione, direi anche per poterla effettivamente attuare. Sappiamo quanto sia poi difficile riuscire a praticare l'inclusione e sappiamo esattamente quello che diceva Milena anche in un percorso di ricerca che stiamo facendo col Comune di Milano, avendo appena sentito il direttore di Anasco, quanto effettivamente questo di metodo, una progettualità didattica di metodo possa essere una delle leve per ridurre questo problema della segregazione. È un tema molto essenziale. Grazie moltissimo anche alla professoressa Nigris che ci ha raccontato, anche se molto brevemente, ma avremo modo poi in altre occasioni, i risultati della ricerca formazione in collaborazione con gli insegnanti e qualche aspetto più specifico della progettualità che si è modificato. Grazie perché avete restituito questo senso di scuola-comunità che è un po' la cifra che Montessori ha voluto segnare, pensando a quello che chiamava il periodo della cultura, pensando ai nostri adolescenti e per gli adolescenti la cultura e l'ambiente di apprendimento era il mondo. E quello era il periodo sensibile alla cultura e noi possiamo dire una cultura però inclusiva e che richiede appunto una visione politica e gestionale importante. Quindi grazie moltissimo anche per il lavoro che state continuando a fare. Io passo la parola al mio collega Andrea, credo, oppure alla mia collega Barbara Balconi, professoressa Balconi. Grazie ancora. Io mi limito a introdurre anche in questo caso con una grafica di copertina e do la parola a Barbara Balconi che gestirà l'ultima parte di questa giornata prima dei saluti conclusivi. Perfetto, grazie mille Luisa e grazie mille Andrea per avermi dato la parola. La parte conclusiva di questo convegno, prevede una seconda fase di intervista. Sarò io ad intervistare il professor Tommaso Monestiroli del Politecnico. Prima di dare avvio all'intervista vera e propria, vorrei fare una brevissima introduzione, riferendomi appunto all'importanza dell'ambiente all'interno della pedagogia montessoriana. È un tema che è ricorso già diverse volte all'interno degli interventi che mi hanno preceduto. Questa attenzione tipica della pedagogia montessoriana alla predisposizione dell'ambiente e la consapevolezza che l'influenza che l'ambiente esercita rispetto alla scena educativa e didattica, diciamo che sono dei riferimenti ormai universalmente riconosciuti. Nel pensiero montessoriano l'ambiente non è solo uno spazio fisico, ma è appunto un luogo di vita e un luogo di esperienza. Si parla di un ambiente che viene predisposto e preparato e si pensa esattamente che sia accogliente e che possa essere adeguato alle attività che l'insegnante vuole proporre all'interno della sua classe. Ecco, questi orientamenti, hanno illuminato e hanno costituito dei riferimenti fondamentali per quella che è stata poi la pedagogia del Novecento a livello nazionale e internazionale, ma hanno costituito dei riferimenti importanti anche per noi ricercatori di didattica e di pedagogia all'interno del progetto che andremo ora a descrivervi.
Quello che vi presenteremo è esattamente un dialogo, diciamo, tra una ricercatrice in ambito pedagogico e didattico e l'architetto, il professor Tommaso Monestiroli, entrambi in rappresentanza delle due equipe di ricerca dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e del Politecnico di Milano, coinvolte all'interno del progetto che andremo a descrivervi, con l'intento di provare a ricostruire quello che è stato uno spazio di dialogo e di integrazione avvenuto tra pedagogisti e architetti rispetto alla progettazione e alla costruzione di un nuovo polo scolastico comprendente un plesso di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado sul territorio del comune di Inveruno. L'obiettivo di questo intervento sarà proprio quello di sottolineare e di evidenziare come alcune delle indicazioni montessoriane siano state dei riferimenti proprio possibili all'interno di questo dialogo nella progettazione architettonica degli spazi della scuola stessa. Ecco che ora do proprio l'avvio all'intervista chiedendo al professor Tommaso Monestiroli di descrivere brevemente quali sono state le origini del progetto che ha previsto e sta prevedendo attualmente la costruzione di un nuovo polo scolastico nel territorio del comune di Inveruno. Prego. Grazie, grazie. Beh, intanto ringrazio tutti voi di questo interessantissimo convegno, di avermi invitato. Ho imparato un sacco di cose, devo dire. Poi magari farò. Però partirei da questo principio. Partirei da questo principio. Quando è sorto questo inizio di lavoro e questa possibilità di collaborazione con il Comune di Veruno per l'realizzazione di una nuova scuola, mostro esattamente dove siamo, in modo tale che si possa capire meglio quanto sto dicendo. Eccoci qua, penso che voi vediate lo schermo. Questa è un'immagine del Comune di Veruno. Il Comune di Veruno ha quest'area a disposizione all'interno, in rosso, all'interno del centro del paese, che è un'area dismessa e storicamente, diciamo, irrisolta da un punto di vista proprio urbanistico, e con un ulteriore altro problema, e cioè sono in due cerchi rossi, una scuola elementare, una scuola media, diciamo, inadeguate da tantissimi punti di vista, spaziale, di coibentazione energetica, di consumo, di, diciamo così, di risorse energetiche eccessive, e decide di intraprendere una ricerca per cercare di trovare un sistema per poter collocare queste due scuole in un nuovo edificio. Si rivolge al Politecnico, si rivolge al mio dipartimento, iniziamo a fare degli studi, e però ci rendiamo conto nel nostro dipartimento, in cui noi abbiamo tantissime diverse competenze tecniche, di come sia fondamentale instaurare un rapporto, una ricerca con il mondo dell'educazione, no? E quindi che cosa vuol dire fare una scuola? Per dir questo, vi leggo un brevissimo passaggio di un grande architetto, maestro dell'architettura, che forse molti di voi conoscono, che si chiama Ernesto Anatar Rogers, che è stato un grande anche storico, che richiama ogni volta gli architetti la loro responsabilità. E dice: in ogni riga tracciata da un progetto architettonico, ogni riga si prolunga anche nello spazio, si prolunga anche nel tempo, per poter rendere più bella o più triste la vita. Quindi sbagliare un progetto significherà condannare migliaia di uomini a dover sacrificare la propria vita all'angustia di uno spazio inadatto. Quindi sbagliare un progetto, da questo punto di vista, è un'esponenza enorme. Per cui, come poter costruire la tematica fortemente contenuta in un progetto di una scuola, se non quello attraverso, come dire, una collaborazione con le discipline che in maniera più concreta poi si occupano di ciò che si svolge all'interno di questo edificio. Per cui, diciamo che così come
credo un pedagogista non possa trasformarsi in un architetto non può certo fare il pedagogista. Quindi il rapporto tra queste due competenze, tra queste due discipline, ha dato origine, diciamo così, a trasformare quest'area che qui vedete in maniera molto anche un po' confusa, che era una vecchia area industriale con i silos, con tutto ciò che, perché era un vecchio oleificio, a trasformarlo in un plesso scolastico di cui, se volete, dopo entreremo un po' più nello specifico. Perfetto. Grazie Tommaso per questo incipit che appunto era volto proprio alla sottolineatura, no, dell'importanza della valorizzazione di questo dialogo appunto tra professionalità diverse e quanto questo dialogo interdisciplinare, diciamo, può diventare proprio fruttuoso all'interno della progettazione di una scuola. Adesso proviamo proprio a entrare nel merito del progetto e cercherei di identificare con te quali sono state delle attenzioni pedagogiche di ispirazione montessoriana, quindi diciamo portate dall'equipe dei pedagogisti, che sono attualmente riconoscibili nel progetto architettonico del nuovo polo scolastico. Lo faremo riferendoci principalmente a tre tematiche, diciamo. La prima, che è quella del valore già espresso negli interventi precedenti, dell'autonomia degli studenti all'interno dell'azione didattica, fortemente sottolineato da Maria Montessori. La seconda tematica avrà a che fare con l'esplorazione del rapporto con la natura, facendo riferimento a quella che Maria Montessori definiva appunto educazione cosmica, e infine andremo alla conclusione dell'intervento provando ad esplorare quelli che sono stati alcuni riferimenti montessoriani proprio riguardanti la scuola secondaria di primo grado. Vengo alla prima tematica, che appunto riguarda l'autonomia degli studenti. Proprio cito alcune parole di Maria Montessori, che sostiene come sia necessario lasciare alla gioventù abbastanza autonomia poiché possa agire secondo l'iniziativa individuale. Il principio fondativo del modello pedagogico montessoriano, nel rispetto della libertà del soggetto che apprende, è il cosiddetto lavoro libero, che quindi implica da parte del docente una progettazione di condizioni che possano garantire lo sviluppo naturale, poiché l'apprendimento sia un processo di attiva costruzione e ricostruzione delle conoscenze da parte dello studente. È importante quindi che l'insegnante possa mettere a disposizione oggetti, attività ed esperienze che consentano ai bambini e ai ragazzi il più possibile di fare da sé. Ecco, questa importanza dell'autonomia degli studenti a livello architettonico, che spazio ha trovato nella progettazione del polo di questa nuova scuola? Come si è tradotta? Ma dunque, vado avanti nelle immagini. Come vedete, terrà insieme anche un'altra cosa, se mi permetti, Barbara, perché credo che sia abbastanza importante per capire a fondo il progetto, che è un piccolo anticipo sul rapporto con la natura, perché prima il professor Bobbio ha detto, ci ha fatto vedere nella sua presentazione, parlando della rinnovata Pizzigoni, ha citato questa frase: un vasto cortile coltivato a giardino, cioè la scuola deve avere un vasto cortile coltivato a giardino. Allora, come vedete, queste scuole, questo plesso scolastico è rappresentato da due edifici, quelli rossi, due corpi a C, che costruiscono due vasti cortili coltivati a giardino, se mi permettete di citare la citazione a sua volta. Il tutto che affacciano, questi due vasti cortili affacciano poi su un'area centrale verde. Per arrivare più nello specifico alla questione dell'autonomia, se noi entriamo all'interno di uno dei singoli corpi edilizi, vediamo come la struttura architettonica è estremamente semplice nelle sue forme. Questo perché è semplice e modulare. Questo per garantire la maggior flessibilità d'uso degli spazi e la loro anche modifica nel tempo, quindi con un continuo e possibile riqualificazione degli spazi interni, a seconda delle metodologie che possono essere applicate. E quindi vediamo che avevamo fatto dei semplicissimi schemi molto, molto di base, diciamo così, per poter
visualizzare quali potessero essere le principali flessibilità. Noi abbiamo un corpo edilizio completamente trasparente, vetrato sia sui lati lunghi, diciamo così, a destra e a sinistra di questa immagine. Sono le due configurazioni possibili di aule che possono in qualche modo trasformarsi a seconda delle esigenze. Questo corpo edilizio ha un corpo di distribuzione che noi abbiamo voluto chiamare la galleria della scuola, perché è un corpo, non è un corridoio, ma un corpo di distribuzione estremamente ampio che può essere attrezzato con appunto una scelta accurata anche degli arredi scolastici che oggi garantiscono, come dire, grandissima flessibilità, e che può essere questa galleria appunto ogni volta adattata per la costruzione, chiamiamola così, di piccoli spazi, di piccole stanze, di piccoli luoghi dove gruppi più o meno numerosi di ragazzi possono svolgere delle attività in totale autonomia. Però purtroppo si vede poco in questa immagine. Questa totale autonomia, che è garantita a livello, come dire, proprio di esecuzione dell'attività, è comunque monitorata, diciamo così, o viene data la possibilità al docente di poterla monitorare dall'interno dell'aula, perché questa parete di separazione tra aula e galleria è di fatto una parete che da una certa altezza in su è una parete vetrata, per cui permette all'insegnante in piedi poter controllare l'attività esterna all'aula, e ai ragazzi invece interni all'aula che sono seduti ai banchi o che stanno facendo delle attività d'altro genere, di non essere disturbati da un eventuale passaggio esterno, perché la finestra, appunto, questa vetrata è alta. Questa è soltanto una delle tante, diciamo così, luoghi dove questa autonomia può essere in qualche modo raggiunta. Ovviamente ci sono anche tutti i luoghi esterni, ci sono i laboratori, ci sono gli spazi laboratoriali, diciamo che sono tutti attrezzati in modo tale da poter avere una serie di elementi molto tecnici, quali, non so, la presenza dell'acqua, piuttosto che, insomma, tutte cose che sono state, diciamo, adottate a seguito di lunghi e proficue riunioni e incontri con voi, con i dirigenti, col dirigente scolastico di Inveruno, con gli insegnanti, di cui abbiamo trovato, Barbara lo sa bene, di ogni genere, cioè con delle idee proprio anche dal livello proprio pedagogico molto differenti. Io mi ricordo in una delle prime riunioni pubbliche un maestro che si è alzato e ha detto che comunque, secondo lui, il metodo migliore rimaneva sempre quello delle bacchettate sulle dita. Tanto per capirci. Ecco sì, quindi c'è stato anche sicuramente un dialogo che ha dovuto in qualche modo, no? Tu adesso hai accennato anche a una progettazione che è stata condivisa non solo tra architetti e pedagogisti, ma anche con l'amministrazione comunale. Sono stati anche interpellati all'interno di questo processo di costruzione, di progettazione partecipata anche gli insegnanti e la popolazione stessa, no? In termini di interlocutori, proprio per provare ad arrivare alla definizione finale del progetto. Adesso provo a rilanciarti di nuovo e nuovamente, magari così si può ritornare su questo tema, l'aspetto della connessione con la natura, no? Sempre Montessori dice che il bambino ha bisogno di vivere naturalmente, di vivere la natura, non soltanto di conoscerla, studiandola o ammirandola. Appunto, si parla di dare la possibilità di averne esperienza diretta. Ecco, credo che questo progetto, da questo punto di vista, offra tantissime occasioni per avere un'esperienza diretta rispetto all'osservazione che i bambini possono fare della natura stessa. Ci sono state ovviamente delle accortezze, no, dal punto di vista architettonico anche su questo, per favorire questo rapporto costante anche con la natura. Sì, allora, questo è stato proprio, diciamo, uno degli elementi al centro del progetto sin da subito, il rapporto con la natura. Innanzitutto devo dire una cosa in preambolo, e cioè che Inveruno, cioè la città di Inveruno, è una città in cui
Storicamente il rapporto con la natura è estremamente radicato. È la città dove si svolge una delle più antiche fiere del bestiame e che ogni anno viene celebrata in maniera molto sentita dalla cittadinanza. È un luogo sull'asse, diciamo, Milano-Novara, prima del Parco del Ticino, in cui il rapporto proprio con la natura, col bosco, con i campi coltivati, con appunto anche gli allevamenti, è estremamente forte e sentito dalla comunità. Questo lo abbiamo voluto riportare nel disegno complessivo del progetto. Per ritornare velocemente, ecco, all'impianto generale, vediamo come il progetto costruisce alla fine un grande giardino, un grande giardino. Quindi questo grande giardino è diviso in parti. Quello più inerente alle scuole vere e proprie, perché bisogna poi comunque seguire tutta una serie di regole insediative date dai regolamenti edilizi che vedono che comunque le scuole devono avere una loro recinzione dedicata, però noi abbiamo cercato comunque di far partecipare questo grande parco urbano ai giardini propri delle scuole, per cui queste corti a C si aprono su un giardino comune che a sua volta può essere dedicato esclusivamente all'attività scolastica oppure tenuto aperto e invece dedicato all'attività cittadina. Quindi questo è il primo elemento, diciamo, un progetto inserito nella natura all'interno di un territorio estremamente compatto da un punto di vista urbano, perché la natura poi è esterna al paese. La seconda questione, invece, è come sono definiti gli spazi all'interno della scuola, no? Questa scuola è costruita in maniera con un sistema trilitico in maniera molto trasparente, in cui tutte le aule affacciano direttamente sulla corte centrale, per cui la vita nell'aula può essere, lo vedevamo prima, ovviamente la scuola è su due piani, per cui tutte le aule disposte a piano a terra hanno un accesso diretto alla corte centrale, sia per quanto riguarda la scuola primaria che la secondaria di primo grado, e invece le aule che stanno al piano superiore hanno un rapporto visivo con la natura, no? E quindi con questa corte centrale verde o con tutto il giardino attrezzato che c'è intorno alla scuola e che è suddiviso per parti, in modo tale che ciascuna parte di giardino possa trovare una sua, diciamo, funzione specifica. Per la scuola elementare sono previsti degli orti didattici, per la scuola media più delle attività sportive. Per cui questo è diretto. Anche i due spazi a refezione che vediamo, questo qui, questo che vedete in alto, quello spazio quadrato è la refezione della scuola primaria, anche gli spazi di refezione sono totalmente vetrati, con queste grandi porte finestre che si possono aprire completamente verso il parco e quindi nella bella stagione consentirebbero addirittura, se le regole igienico-sanitari lo consentono, di portare fuori e fare delle specie di picnic in questo parco, diciamo così, e quindi di avere un rapporto fortissimo con l'ambiente naturale. Ecco, Tommaso, mi inserisco proprio su questo per arrivare alla conclusione, anche visti i tempi del nostro intervento. E quindi entrando un po' più nello specifico anche di una serie di indicazioni che Montessori aveva dato più legate alla scuola secondaria, no? Intendendola proprio come una scuola sperimentale di vita sociale, valorizzando la dimensione della connessione con l'ambiente, ma anche col territorio, con l'obiettivo di favorire al contempo coesione sociale, ma anche un percorso educativo individuale. Ecco, appunto, Montessori pensava a questa scuola come una comunità scolastica. In che modo quest'idea di una scuola come comunità si è tradotta, e qui andiamo a concludere il nostro intervento, proprio dal punto di vista del progetto architettonico? Dunque, è praticamente nato in quel modo, nel senso che il comune di la città di Inveruno, oltre a avere il tema, il problema, chiamiamolo così, di dover rinnovare le scuole, aveva anche l'esigenza di trovare uno spazio
un nuovo spazio collettivo aperto alla cittadinanza. E quindi questo schema di impianto tipologico che vede questo grande giardino centrale più in verde scuro, che è aperto alla collettività, che è ad uso della collettività, che diventa il giardino delle scuole sostanzialmente, diventa anche un nuovo riferimento urbano. E gli edifici colorati di giallo in questa immagine sono in realtà degli edifici collettivi, sono una palestra grande, una palestra piccola, un piccolo auditorium che sono volutamente gli viene data e mantengono la loro autonomia anche funzionale. Quindi sono sicuramente edifici a servizio della scuola, ma ovviamente utilizzabili al di fuori dell'orario scolastico in 365 giorni all'anno. E quindi diventa un nuovo polo urbano in cui l'intreccio scuola-socialità, diciamo così, è fortissimo, no? Perché diventa un nuovo riferimento all'interno, per l'intera comunità, diciamo, che vive la scuola. In Verona ha un'altra importante tradizione che è quella dell'attività sportiva, di categoria, diciamo così, e quindi questa palestra grande è pensata proprio anche per poter ospitare in maniera adeguata una serie di tipologie di eventi da questo punto di vista. Per cui il tutto gira intorno a questa nuova piazza della scuola. Benissimo, quindi il nostro intento è stato proprio quello di provare a vedere come, in questo senso, anche delle contaminazioni montessoriane sono state ravvisabili all'interno di questo progetto che in realtà appunto non nasce come una struttura, diciamo, pensata a metodo Montessori, ma effettivamente contiene al suo interno alcune influenze anche particolarmente riconoscibili. Non so, Tommaso, se vuoi concludere anche tu dando, diciamo, il tuo punto di vista da architetto su questa su quest'ultima affermazione. Quando abbiamo iniziato a fare il progetto della scuola non ci è stato chiesto di pensare a una scuola montessoriana, e quindi questa scuola di Veruno non nasce come scuola montessoriana. Però io credo che anche dopo le cose che ho sentito oggi, è tale per cui, diciamo, la sua struttura proprio anche costruttiva ed edilizia è tale per cui può tranquillamente assorbire al suo interno delle sperimentazioni di questo genere, da un punto di vista spaziale, sto intendendo, sia proprio perché ha un forte rapporto con la natura, sia perché ha una grande flessibilità interna che consente l'autonomia ai ragazzi, e sia proprio anche quest'ultimo punto riguardo alla più generale socialità, perché diventa un nuovo centro, come dire, ag di aggregazione urbana, completamente aperto alla comunità. Perfetto, ti ringrazio Tommaso anche per essere stato particolarmente sintetico, quindi dovremmo essere riusciti a stare nei tempi. Ridò la parola ad Andrea Mangiatordi per capire come si procederà con il. Barbara, addirittura prendo la parola io per stare nei tempi per Sì, concludere. prego. Per concludere questa seconda parte, abbiamo iniziato un po' più tardi questa seconda parte, quindi credo che siamo stati nei tempi. Abbiamo cercato di rispondere alle domande in chat per non prendere altro tempo e io volevo solo mettere in luce, un po' in collegamento con la prima e la seconda parte, ma soprattutto con la seconda, e poi lascio la parola a Gabriella per concludere la mattinata, come salti proprio all'occhio il potere generativo del metodo montessoriano, quanto del pensiero montessoriano. Generativo di un dialogo, una collaborazione fra il passato, la ricostruzione del passato, la riflessione, nel presente, ma anche, come ci diceva Milena, Piscozzo, siamo molto contenti e lo speriamo, la proiezione nel futuro. Un dialogo collaborazione fra docenti, personale della scuola e ricercatori,
fra pensiero pedagogico, psicologico, didattico, ma anche fra pedagogia e architettura, su moltissimi temi, sul tema dello spazio, su quello che Luisa chiamava lo spirito di scuola come comunità che porta la Montessori, generativo in senso culturale, generativo rispetto all'organizzazione della scuola, quindi all'organizzazione istituzionale e chiaramente non ho Sabasandir dal punto di vista metodologico dell'articolazione del dettaglio metodologico che però per quanto riguarda la scuola di primo grado è tutto da implementare, è tutto da costruire. Partendo da sempre una grande attenzione, un ascolto ai ragazzi che sono protagonisti. E io su questo concludo perché io credo che questo periodo di pandemia abbia messo a tema come la nostra società in generale e in particolare la scuola non ha attenzione ai ragazzi, non ascolti i ragazzi, non lasci parola ai ragazzi. Per fortuna se la sono presa alcuni di loro in questo periodo con molta fatica. Quindi io credo che il pensiero montessoriano ci possa guidare a vedere la scuola come un luogo dei ragazzi e per i ragazzi e non come un luogo di qualcuno che ha deciso cosa devono fare i ragazzi e che, come diceva la Montessori, uno dei primi interventi rende l'infanzia prigioniera della scuola, l'infanzia e l'adolescenza ancora di più. Quindi, non so, a me è sembrata una mattina molto interessante. Ringrazio tutti, do la parola a Gabriella per le conclusioni e la chiusura. Grazie Gabriella, grazie ad Andrea, grazie a tutti. Io ruberò solo qualche minuto perché la mattina è stata molto intensa e anche io, riprendo le parole del professor Bonestirolli, ho imparato molto perché ci sono stati spunti veramente molto interessanti. Quindi ringrazio tutti e come conclusione mi sento sicuramente di ricordare che questo progetto è un progetto molto ampio, molto profondo. Come avete visto, si dipana veramente su più dimensioni. Noi vi abbiamo presentato alcune riflessioni provvisorie di un percorso che continuerà ancora per altri mesi, per un anno e mezzo, e quindi ci consentirà di scoprire nuovi intrecci. Posso solo, a conclusione generale di questa mattinata, così piacevolmente passata insieme, mettere in luce qualche parola chiave che mi ha colpito degli interventi sia della prima parte sia della seconda parte. Sicuramente mi ha colpito il dialogo fra ricerca, formazione e sperimentazione nella scuola. Mi sembra che sia un nesso che è emerso sia nella prima parte da un punto di vista storico, dalla lettura dei dati, sia poi nella seconda parte, perché sia la professoressa Nigris, sia il dottoressa Piscozzo, ma anche il professor Monestiroli ci hanno mostrato proprio come si proceda sperimentando, ma anche restando in contatto continuo con la dimensione, con il mondo della ricerca e anche con il mondo della formazione. Non a caso, fra l'altro, molte delle domande che sono giunte dal pubblico riguardavano proprio la formazione, no? Chi forma, quali sono gli enti, perché formarsi con questo particolare approccio e così via. Quindi veramente la centralità di questo intreccio tra ricerca, formazione e sperimentazione. Un'altra parola chiave che mi ha colpito e che non a caso è emersa sia negli interventi della prima parte sia nella seconda parte è quella della rete. La rete, fra l'altro, non è solo una parola, ma è anche una bellissima immagine con una forte valenza simbolica. Tutti voi avete parlato di rete, ne hanno parlato la professoressa Trabalzini, Pironi, parlando della rete di rapporti tra Montessori e le allieve.
Ne hanno parlato poi nella seconda parte ancora la professoressa Nigris, dottoressa Piscozzo, parlando della rete delle scuole, della rete delle insegnanti. Mi sembra un'immagine molto importante questa della reticolarità, che ci mostra come quando viene costruito quando viene costruita una proposta nuova, radicale, rivoluzionaria, perché avete parlato anche della rivoluzionarietà, è perché c'è una reticolarità, è perché ci si mette in rete, si costruisce insieme e questo lo dimostrano veramente sia i dati storici, sia tutto quanto sta emergendo da questa sperimentazione importante e anche dalla progettazione e sperimentazione architettonica e quindi dal progetto di questa scuola. Un'altra parola che mi sembra abbia percorso tutta la mattinata è quella è la parola partecipazione e la parola comunità. È emersa anche questa in tutte e due le parti della nostra mattinata e rimanda alla metafora della rete. Ne ha parlato molto anche il professor Monistiroli, mi ha molto colpito perché evidentemente riguarda anche la dimensione della progettazione architettonica e non solo della progettazione pedagogica, cioè la partecipazione del contesto e della comunità. Quindi veramente anche questo è un aspetto importante, a mio parere è uno spunto sull'attualità. Siamo in un periodo molto drammatico, di grave crisi della scuola, non tanto di crisi interna della scuola, ma proprio di difficoltà della scuola nell'affrontare la pandemia e forse la risposta a questa crisi è proprio nella partecipazione nel senso di comunità, cioè le risposte vanno cercate nel dialogo tra le scuole e la comunità circostante. Non a caso sono emerse anche tre parole sulle quali vado a concludere, che hanno costellato tutti gli eventi, tutti, scusate, gli interventi di questa nostra mattinata, che sono tra loro parole parenti, la parola socialità, la parola società e la parola socializzazione, che quindi ci rimandano al latino socius. E quindi ci rimandano a questa, come posso dire, radice comune, che è una radice che ci ricorda che tutti noi siamo soci, socie e soci, cioè tutti noi siamo all'interno veramente di un tessuto complesso, che è un tessuto fatto di coloro che ci affiancano nel nostro ruolo di ricercatori, di insegnanti, di coloro che sono interlocutori, le famiglie, il territorio, di coloro che si collocano su altre dimensioni. Siamo soci, cioè siamo all'interno di un tessuto di relazioni e mi sembra questo il messaggio più importante che è emerso da questa mattinata. Io ringrazio il pubblico per la partecipazione così attenta e anche così attiva, perché nella chat vedo che vi siete molto vivacizzati e attivati. E le vostre domande sono state degli stimoli importanti per noi per condurre i nostri discorsi. E naturalmente ringrazio moltissimo relatori e relatrici per tutto quanto, veramente tutti gli stimoli che sono stati importanti e significativi. E soprattutto rimando tutti, relatori e partecipanti, alle prossime puntate, perché comunque siamo all'interno di un percorso, come ho detto prima. E quindi ci ritroveremo ancora tra alcuni mesi, magari comunque in altri scenari, presso altre unità, per riprendere il filo del nostro discorso, portarlo avanti e per riconfrontarci insieme, perché stiamo costruendo insieme questo progetto. Grazie di cuore a tutti e a tutte e buona giornata.